everyone considered him the coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were real. Siamo nel paese Arena Po, siamo al mulino, perché qui hanno portato le cariossi di grano tenero che sono state raccolte nel campo. E qui adesso vedremo insieme al proprietario del mulino la macinazione del grano, una tecnica molto sofisticata, molto complessa, ma molto molto interessante. E abbiamo qui con noi il nostro amico Alessandro. Ciao, piacere. E anche sindaco del comune di Arena Po. E dobbiamo assolutamente parlare di quello che è tutta la fase di lavorazione, perché è una fase molto complessa. Devo sfatare una leggenda sul fatto che la macinazione a pietra sia migliore che quella fatta con i mulini cosiddetta cilindro. La pietra solitamente scalda molto il prodotto e perde a livello di qualità, perché le proteine scaldandosi degenerano, e quindi cilindro usato in un determinato modo e non spinto all'eccesso può risultare un prodotto migliore. Qui vedremo la macinazione del grano tenero. Solo tenero. E per produrre una farina 00. Una farina zero, una farina integrale. Ad oggi la differenza tra 0 e 00 secondo me sono minime. L'importante è che la farina abbia un determinato contenuto di proteine, che è importante poi per il livello di panificazione. Non dimentichiamo che la cariosside del grano è formata da un pericarpo esterno, che è quella che poi dà origine alla crusca, ma che contiene comunque vitamine, del complesso B, del complesso E. Poi c'è la parte farinosa, la mandorla farinosa interna, o endocarpo, come si suol dire. Poi c'è la parte germe, quella da quale poi germinerebbe la cariosside. Anche quella è molto ricca, perché c'è anche degli oli, vero? Questa, diciamo, è la parte più oleosa. Noi solitamente, a parte che nell'integrale risulta un sottoprodotto, quindi viene mandata con i cruscami per l'alimentazione. La resa di un quintale di grano tenero in farina quant'è? La resa lo dà il peso specifico del grano, nel senso che più un grano ha peso specifico alto, più la resa in macinazione sarà alta, no? Quindi, indicativamente la percentuale è sui 75. 100 quintali di grano ti danno 75 quintali di farina. La crusca viene usata per la mangimistica o per l'alimentazione anche umana. Abbiamo fatto una carrellata generale, adesso dobbiamo andare a vedere veramente i processi di lavorazione. E qui mi pare che entriamo nel primo punto, dove viene scaricato. Qui arriviamo nella buca di ricezione, dove viene scaricato il grano. Alessandro, qui ha da poco scaricato il camion carico di cariossi di grano. Sì, questo grano è andato a finire dove? Questo grano viene preso da un elevatore a tazze e viene portato nei silos di stoccaggio, dove il materiale poi viene prelevato, miscelato in base alle farine che si faranno, pulito, bagnato e macinato. Adesso andiamo a vedere dove c'è la direzione generale, dove viene tutto controllato, no? Il cosiddetto quadro sinottico che fa il quadro dei silos. Siamo nella cabina di regia. Alessandro, questo è il quadro sinottico, vuoi descrivere un po', perché è quello che un po' comanda un po' tutti i silos? Questo è il quadro sinottico appunto dei silos, dal quale partiamo con la buca di ricezione, che porta il grano sopra queste celle. Prima di arrivare in cella abbiamo un'aspirazione che serve per togliere le polveri più grosse, le parti più sottili della paglia, e andiamo poi ad immagazzinare il grano in queste 12 celle, che poi in un secondo tempo da queste celle preleveremo il grano secondo delle miscele di farina che intendiamo fare, se fare delle farina biscotti o farina del pane, con più o meno proteine, a seconda di quello che ci richiederanno i nostri clienti. Misceleremo questi grani in questi cassoni, che servono appunto per contenere le miscele che poi verranno pulite. Ultimi, sì.
verranno pulite e verranno bagnate prima della macinazione. Ecco. Il grano prima della macinazione viene bagnato per rendere elastiche le crusche, quindi per rendere elastica la pellicola esterna e per facilitare la pulizia. Passa in cocle bagnagrano, nelle quali entra appunto la miscela di grano e entra dell'acqua in pressione. E durante uno sbattimento effettuato da delle palette che sono uscite in questa coclea, il materiale, il grano assorbe molto più facilmente l'umidità e dopo un 24-48 ore di riposo viene portato in macinazione. E da qua poi partiamo per arrivare. Bene, è vero che qua c'è un sacco di tubi che girano. Sì, questi sono tutti tubi di uscita delle varie celle. Allora possiamo proseguire il nostro cammino. Va andando bene. Nella fase veramente di lavorazione. Andiamo alla fase di macinazione. Ora qui siamo entrati dentro la sala dove ci sono tutti i mulini a cilindro. Sì, perfetto. Partiamo da questo primo passaggio. Qui vediamo il grano che entra in macinazione. E abbiamo appunto la rottura del chicco. Quindi il primo mulino che deve rompere il chicco, quindi i cilindri che se vediamo adesso qui in questa vediamo immagine. I cilindri e questo è con il grano in entrata e questo è il risultato dopo il primo passaggio. Esattamente. Tutti i passaggi diversi che danno? Danno tutti i passaggi danno un po' di farina. Ecco, ogni mulino estrae un po' di farina, sì, fino ad avere la farina e poi... Ad ogni passaggio si estrae un po' di farina, questa farina verrà raccolta dopo la stacciatura in una coclea che porterà tutto nella cella. Il grano macinato nel primo mulino va a finire su ai setacci che sono i cosiddetti flanchister, vero? Sì, viene portato il flanchister e lì viene setacciato, vengono separate le diverse... macchine che stanno lavorando a tutta forza, no? Sì. Questo cassone grosso. Sono questi cassoni dove in pratica sono degli armadi dove vengono contenuti dei distacci che a seconda della granulometria delle semole o della farina o dei cruscami vengono mandati o in rimacina o nei cassoni nelle fariniere oppure nei cassoni dove viene poi stoccata, ecco, sottoprodotto la crusca. Si può utilizzare subito o deve stare magari un po' di tempo così a stagionare? No, beh, non è una propria e vera stagionatura, la farina però ha bisogno di un po' di tempo, qualche giorno per stabilizzarsi, no? La farina prodotta viene mantenuta in movimento fino alla sua completa macinazione, la farina viene ripresa dal basso, riportata verso l'alto, quindi viene continuamente mescolata con quella che arriva dalla macinazione per ottenere un prodotto omogeneo. Questo prodotto solitamente rimane almeno una settimana stoccato in fariniera per poter riposare, diciamo. Poi viene insacchettato e viene consegnato direttamente al panificatore. E Alessandro è voluto essere così gentile e mi fa un omaggio di questa meravigliosa farina. La proveremo e vedremo un po' cosa riesce fuori col pane e con la pasta, vero Alessandro? Io vediamo. Ti ringrazio molto. È sei... stata una giornata indimenticabile, io ti non... sono molto grato come sono grati io sono qua che mi a disposizione. I promised you dead not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county.